Allora ragazzi, benvenuti in questa terza guida del canale che è uscita, come potete notare, un po' con un po' di distanza rispetto alle altre due perché sono stato in vacanza e non ho potuto registrare. Poi mi scuso anche per la qualità del PC che magari si vede anche bene, però non è bellissimo da vedere il cursore che si muove a scatti, ma è un PC molto vecchio, quindi non, diciamo, non è colpa mia. Allora, per giocare ai giochi dovete recarvi sul sito di Mario Cube, questo qui, e poi andare in View Repository e cercare il gioco che volete. Ad esempio, io volevo Super Mario Galaxy, quindi andiamo su Super Mario Galaxy e lo scarichiamo. E ok, molto probabilmente avrò fatto un taglio per durante tutto il caricamento, perché ci ho messo un bel po' per scaricare questi 1,5 GB di gioco. E poi questo gioco dove lo andiamo a mettere? Lo andiamo a mettere nel desktop, quindi lo copiamo dentro il desktop. Dopo averlo copiato nel desktop, lo copiamo dentro la USB nella cartella VBFS. Quindi dovrete creare una cartella con scritto VBFS tutto piccolo, WBFS, e lo copiate lì dentro. Però non basta solo questo, perché poi dovrete metterlo in realtà dentro un'altra cartella che sta dentro VBFS. Questa cartella per ora la lasciamo in new folder, la chiamiamo solo new folder, e poi però dobbiamo cambiarle nome come con VBFS Manager, con Web Backup Manager, perché se no il gioco non si avvierà, oppure USB Loader GX non lo riconoscerà come gioco. Quindi noi intanto avviamo Web Backup Manager, o 32 o 64 a 32 o 64, dipende dal vostro computer. Io metto a 32 per sicurezza, perché non credo che il mio computer supporti quella a 64. Quindi andiamo, e poi dobbiamo, appena si avvia, dobbiamo selezionare Drive 1 e mettere la lettera della nostra USB. In questo caso la mia è D. Poi vicino al gioco, che è Super Mario Galaxy 2, qua si chiama Super Mario Galaxy More, dobbiamo scoprire queste lettere che sono SB4P01 nel caso di Super Mario Galaxy 2. Quindi noi torniamo nella USB e chiamiamo la cartella Super Mario Galaxy 2, tutto grande, parentesi quadre, e tra parentesi quadre ci mettiamo SB4P01. Fatto ciò, dovreste essere in grado di poter giocare a ogni gioco che voi vogliate. Ovviamente dovete fare questo per ogni gioco, però se voi doveste riscontrare dei problemi, mi raccomando, non esitate a entrare nel server Discord tramite il link che vi lascerò nella descrizione del video. Per giocare al gioco, ovviamente dovrete entrare su USB Loader GX, e adesso vi farò vedere uno spezzone di gameplay. Ok, perfetto, gioco avviato, funziona, vediamo se riesco a premere i tasti. Sì, ci va, vanno. E dobbiamo creare ovviamente un nuovo file. Sì, voglio creare un nuovo file, e ovviamente l'ho messo in inglese perché io i giochi, dopo che li ho finiti, preferisco giocarli in inglese di nuovo, perché poi mi sembrava molto meglio. Cioè, tipo, pure i giochi PlayStation mi piace un sacco giocarli in inglese, perché trovo che il doppiaggio italiano nei videogiochi faccia altamente schifo molte volte. Adesso c'è l'inizio del gioco, e io vi invito a lasciare un like, seguirmi e entrare nel server Discord, perché se avrete domande in futuro io potrò aiutarvi. Se dovreste riscontrare se dovrete vabbè e riscontrerete dei problemi, io e lo staff potremo aiutarvi. E poi farete parte di una community che si sta espandendo e che diventerà sempre più grande, spero. Io cercherò di portare avanti il canale YouTube in modo sempre più costante, e mi raccomando che non perdetevi i prossimi video. Ciao!